Dopo aver visto la teoria universale della mira, quindi la codifica di quello che è un po' la mira per quanto riguarda più o meno tutti i tipi di archi, come abbiamo codificato tutte le fasi, le cinque fasi di mira con le sue due regole essenziali, ora vediamo per l'appunto come procedere. Cosa avviene nella sequenza di tiro? Come si sviluppa la mira nella sequenza di tiro? Cosa succede poi in quei pochi secondi che effettivamente la mira si forma e si attiva e il tutto avviene per far andare questa benedetta freccia nel centro. Ok. Un saluto a tutti. L'argomento di cui stiamo per parlare è un argomento che mi sta molto a cuore, che è l'argomento della mira. L'ho diviso in due parti. Una parte, diciamo, un pochettino più verso l'arco nudo e una seconda parte verso gli archi tradizionali che possono essere l'arco istintivo o l'arco lombo. Però diciamo che si integrano abbastanza tra tutti e due, però sono per l'appunto divisi in due parti, molto, a mio modesto parere, molto interessanti. Intanto ho voluto intitolare questo argomento come non la mira istintiva, ma l'istinto è nella mira, perché a mio modesto parere nella mira e in quello che noi vogliamo colpire esiste già insito in se stesso un vero e proprio istinto. Quindi possiamo fare anche questa provocazione, che esiste solo il tiro istintivo e il tiro collimato non esiste. Cosa ci dice Wardile? Ci dice una frase molto importante che mi è rimasta impressa e mi ha condizionato un pochettino poi tutto il mio essere arciere. Distogliere lo sguardo dal punto dove colpire e posarlo sulla punta della freccia è il peggiore errore che l'arciere possa compiere. E questo mi ha proprio fatto pensare e mi ha fatto evolvere anche come arciere arco nudo. Vediamo dove vogliamo andare a finire. Intanto, tanto per cominciare, una cosa molto importante. Se guardo il punto da colpire e se mi concentro in un ben determinato punto, io sto mirando. Non c'è dubbio alcuno. Quindi se io prendo in considerazione di colpire un ben determinato punto, non ci sono dubbi. La semantica è questa. Io miro con qualsiasi tipo di arco, con qualsiasi tipo di attività che io voglia svolgere. Intanto, come abbiamo visto nella teoria universale della mira, la mira deve essere eseguita con la mente, gli occhi sono solo un mezzo di comunicazione con il nostro cervello. Gli occhi devono solo osservare il punto da colpire e la mente che in modo subconscio farà spostare l'arco in modo appropriato anche e soprattutto utilizzando la punta della freccia come riferimento visivo. Quindi dobbiamo sempre utilizzare la punta della freccia come riferimento visivo e vediamo poi come l'ha interpretata Howard Hill la questione col suo lombo oltretutto. Quindi potremmo considerare la mira istintiva o inconscia parte integrante di tutti i tipi di arco e in tutte le specialità di tiro. Questa è un po' la mia considerazione. Può essere discussa, però questo è il mio modestissimo pensiero. La mira è solo un passo della nostra sequenza e non deve mai esserne il fine. La mira deve continuare a fare parte anche del follow-through fino all'impatto della freccia al bersaglio. Infatti impedisce quei movimenti dati dalla curiosità di seguire il volo della freccia. Diciamo quella di fare capolino, di vedere il tiro. No, noi dobbiamo mirare anche durante il follow-through. Quindi dobbiamo agganciare il bersaglio e non mollarlo mai
il follow through della mira è importantissimo. Vediamo ora al rallentatore cosa capita per l'appunto dall'ancoraggio al rilascio, perché vedremo che la mira inizia già all'ancoraggio con la fase di concentrazione. In questi due al massimo 3 secondi, in questi due al massimo 3 secondi capitano un sacco di cose. La mira occupa uno spazio veramente esiguo. La tecnica dell'arcieria ormai moderna, l'arcieria moderna consolidata, ci dice che una volta raggiunto l'ancoraggio dobbiamo effettuare nella nostra sequenza il caricamento, il trasferimento, il mantenimento, la mira, l'espansione e il rilascio. Tutte queste cose qua devono poi avvenire in quei 2, 3, 4 secondi al massimo. Per gli archi nudi anche solo 2 possono più che bastare. La mira vera e propria deve iniziare solo dopo ancoraggio, lo sappiamo tutti, e la fase di trasferimento. Dopo aver raggiunto il mantenimento, sposteremo la scapola della corda verso la spina dorsale, spingendo in basso la spalla di trazione. Questo dovrà essere un movimento interno, non ci dovrà essere nessun movimento percettibile sulla corda. Quindi solo movimenti muscolari interni. Le catene cinetiche sono quelle dei muscoli dorsali che da un osservatore esterno non deve vedere alcunché. D'altronde ce ne accorgiamo con gli archi olimpici. Il clicker scatta, sembra che sia stato il clicker a togliersi di mezzo e non le dita ad avere un tiro per poterlo spostare. Intanto il subconscio deve essere impegnato a sistemare la punta della freccia nell'area di mira in modo fluido e fluttuante. Abbiamo a fuoco solo il punto da colpire. Durante l'espansione la tensione delle scapole si incrementa, il movimento dovrà essere molto piccolo, ovviamente praticamente una percezione. Nel frattempo il braccio dell'arco continuerà a incrementare la tensione verso il bersaglio, aiutando la scapola del braccio dell'arco a rimanere bassa. Quindi nella nostra sequenza abbiamo visto che è importantissima l'estensione della spalla dell'arco per gli archi nudi. Espansione della spalla dell'arco, quindi estensione della spalla dell'arco e mantenimento di questa estensione per tutta la durata del tiro. Questo movimento delle scapole verso la spina dorsale, mentre rilassiamo e appiattiamo la cassa toracica, accoppiato con la continua ricerca di estensione verso il bersaglio, più che altro dovrà essere una visualizzazione mentale, quindi una questione virtuale, permetterà un'espansione sufficiente a rilassare le dita in modo automatico in una sorta di clicker virtuale. Poi vedremo anche magari quali sono i contenuti mentali che dovremmo inserirci, ma per il momento concentriamoci, abbiamo visto quello che succede in questi 2-3 secondi dall'ancoraggio al rilascio. Durante questa fase l'attenzione dovrà completamente restare sull'espansione. Tutto il resto, qualsiasi pensiero conscio deve essere dimenticato, oppure le connessioni con la muscolatura dorsale andranno perse, ahimè, rovinando il rilascio. In effetti poi vediamo che i pensieri e le connessioni con la muscolatura hanno poi un significato diverso, perché dobbiamo poi avere delle parole chiave, ma questo sarà un discorso successivo. Per adesso stiamo parlando solo della mira, quindi concentriamoci solo su questo singolo elemento. Una buona strategia potrebbe essere quella di partire con la punta della freccia in linea con il centro da colpire, già in pretrazione, in modo tale che la posizione della testa da questo momento in poi non si debba più muovere. Dopodiché andremo in ancoraggio, lo sguardo sarà fisso sul bersaglio, mettendo a fuoco solo il bersaglio. Sì, in effetti, se noi partiamo con la punta della freccia nel centro o in un altro ben determinato punto, questo ci consente di avere sempre un riferimento tale che la testa non si debba più muovere. Dalla pretrazione al rilascio la testa dovrà rimanere assolutamente immobile. E questo è capibile, no? Perché sappiamo benissimo che l'arco ha un unico punto di mira, quindi da un unico punto la geometria ci dice che passano infinite rette, quindi il nostro secondo punto di mira per avere una retta che passa, un'unica retta che passa da due punti, sarà sicuramente la nostra testa e il nostro occhio, che dovrà rimanere più che fermo. Durante la trazione perderemo di vista la punta della freccia, che normalmente si abbasserà.
Una volta raggiunto l'ancoraggio, non abbiamo mosso la testa per tutta la trazione. Dovremmo fare in modo che la punta della freccia in visione sfocata e secondaria ritorni nei pressi del centro e flutti sulla destra del punto da colpire. Sì, questa è una sorta di danza, no? Una sorta di... la punta della freccia è partita per mantenere la testa ferma, è partita nel centro, dopodiché la freccia si abbassa, si alza, non ha importanza. L'importanza è che quando noi raggiungiamo l'ancoraggio, la punta della freccia si posizioni sempre nello stesso punto. E questo è un allenamento assolutamente da fare, lo dobbiamo fare questo allenamento. Dobbiamo fare in modo che come un passo di danza abbia sempre lo stesso ritmo e la punta della freccia ritorni sempre nello stesso punto, dove effettueremo poi le fasi di mira vere e proprie. Questo avverrà in modo tale che avremo a fuoco il centro, ma contemporaneamente vedremo, o meglio percepiremo, la punta anche se sfocata. Non dovremo assolutamente cercare di fermarla per collimare, ma dovremo lasciarla fluttuare lì sulla destra del centro, occhi fissi sul bersaglio. Concentriamoci sull'espansione e sulla tensione dorsale e alla fine rilasciamo. Ecco, vediamo cosa effettivamente succede. Sto mirando, vedete, io ho fuoco solo al centro del bersaglio e la punta della freccia la vedo sfocata. Io nel mio tiro la vedo lì, la vedo sulla destra, in modo del tutto sfocato, una percezione, però la vedo sempre più o meno in quel punto lì, sulla destra. Sto mirando, la freccia parte e colpisce il centro. Ecco, la freccia parte e colpisce il centro, sono di nuovo in fase di mira, ma la freccia non è di nuovo, non è nello stesso punto, è sempre sulla destra ma leggermente spostata. Rilascio di nuovo e la freccia va di nuovo nel centro. Ecco, sono di nuovo in fase di mira e sto per rilasciare la terza freccia. La freccia parte e va nel centro anche questa, e in questo momento sto effettuando il follow through. Qual è la morale di tutte queste foto? Dobbiamo notare che la punta della freccia è sempre stata in una posizione diversa rispetto al centro da colpire. È difficile da capire per un neofita che basta essere nei paraggi perché comunque la freccia impatti nel centro, perché effettivamente funziona così. Non ha importanza perché i micro spostamenti del mio corpo, e nell'arco nudo ahimè capitano perché dobbiamo avere degli automatismi percettivi, non è detto che la punta della freccia sia sempre nello stesso punto, ma noi comunque andremo sempre nel centro perché la nostra concentrazione, il nostro subconscio farà sì di fare quei micro movimenti alla mano, alla grip, al braccio, e ci permetteranno sempre di andare comunque ed in ogni caso nel centro. Questo è anche perché con arco nudo, lombo e arco istintivo è impossibile stare fermi immobili e soprattutto ripetitivi in tutte le fasi che portano alla mira. Per assurdo, fossimo in grado di mantenere consciamente la punta della freccia nel punto da colpire, sarebbe impossibile fare centro con precisione ed in modo ripetuto. Proprio perché è impossibile ripetere la nostra propria eccezione, la nostra configurazione di forma di tiro nello spazio. Quindi questo è proprio impossibile. Quindi dobbiamo affinare il nostro cervello a fare questi micro spostamenti che faranno sì che la freccia andrà nel centro. E funziona. Per l'appunto è impossibile poiché non siamo in grado di ripetere il gesto con precisione assoluta, non siamo in grado di attivare tutte le catene cinetiche in modo tale che tutto sia sincronizzato a dovere, ovviamente. Molto meglio lasciare la maggior parte dei compiti al subconscio, che in fatto di precisione la sa molto lunga ed è bravissimo ad ottenere tutta la sincronizzazione che ci serve. Questa è una questione di fede. Dobbiamo dare fiducia al nostro cervello che in modo subconscio automatizzerà la precisione. Alleniamoci in questo modo. Aumenterà la precisione e diminuirà l'ansia in tutto e tutto il circolo vizioso collegato alla fase di mira e a tutti i rilasci anticipati. E questa è anche una, oltre a,
secondo me, a essere molto più godibile il tiro fatto in questo modo qua, ci preserverà assolutamente dal target panic. Il target panic inteso come rilascio anticipato, proprio perché se noi riusciamo a condizionarci collimazione rilascio, siamo rovinati e siamo destinati a perdere ogni possibilità di fare un tiro degno di questo nome. Di mira può essere questa. Ecco, vediamo il rallentatore, vediamo come la punta della freccia si abbassa, si rialza, ritorna in posizione proprio come in una danza. Ora tutte le catene cinetiche sono in movimento, stiamo cercando di posizionarci nel modo migliore e dopo che tutti gli allineamenti muscolari di spinta e trazione sul piano verticale sono pronti, rilasciamo. Ecco, ancora l'occhio è ancora sul bersaglio, non ci siamo spostati, la mira ha proseguito costantemente dopo aver raggiunto il bersaglio, dopo che la freccia ha raggiunto il bersaglio, e abbiamo ottenuto un ottimo risultato sicuramente. Non siete ancora convinti di tutto questo? Beh, vediamo intanto cosa dice il miglior tecnico arco olimpico del mondo, tanto per avere un'idea, se funziona per gli olimpici, figuriamoci per tutti gli altri. Cosa ci dice Kisikli? La mira deve essere affrontata senza ansia, deve essere trattata come un altro punto della sequenza di tiro e non come il punto focale del tiro. Al pin del mirino deve essere concesso di fluttuare in modo fluido. Ovviamente la mira va presa, ma questo va fatto più con il subconscio che con il conscio. E questo è molto importante, questa frase. Quando ad arcieri di elite viene chiesto come miri, la risposta invariabilmente è non lo so, accade. Ecco, questa è pura magia, questa è pura magia. Questo è tratto dal libro Total Archery di Kisikli, alle pagine 59 e 60. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo poi per la seconda parte, che sarà altrettanto interessante, dove vedremo come metodicizzare anche la mira per quanto riguarda gli archi tradizionali. Io vi ringrazio. Grazie a tutti. Ciao. La seconda parte la facciamo verso la fine del mese. Sì, parliamo del 3D. Sì, come mirare nel 3D. Beh, l'approccio sarà abbastanza laico. Sì, non da talebani, ma laico. Però sempre con quel pizzico... Sì, con quel pizzico di istintività, anzi, più che un pizzico, dire la verità. Comunque un metodo, perché poi alla fine ci va un metodo, no? Non si possono fare... Sì, effettivamente, non possiamo fare quello che vogliamo, cioè, così a cavolo, ci va un sistema.